Nuovi elementi sulle indagini per la tragedia avvenuta lo scorso 12 luglio, quando due treni si sono scontrati frontalmente nel tratto Rovo di Puglia Corato. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Trani, che ricordiamo nei giorni scorsi ha messo in evidenza tra gli indagati anche l'intero quartier generale di Ferrotramviaria, la società gestante di quel tratto, hanno avviato accertamenti per capire se ci sia stato un tentativo di almeno un ferroviere di coprire l'errore compiuto che ha portato al disastro. Intanto, nella settimana che sta per cominciare, dovrebbero esserci gli interrogatori del decapistazione. Almeno uno si presenterà in procura nella cittadina tranese, mentre per l'altro non è ancora in condizioni di salute tali da poter essere interrogato. In ogni caso, gli avvocati dei due capistazione intendono assolutamente chiarire la posizione dei loro clienti e collaborare per ricostruire la dinamica dell'incidente. Mimmo Siena, Speciale News.